Welcome to Bullworth Academy. You okay, sir? Oh, oh, oh. This is up! Bella a tutti ragazzi, qui ErSatto, siamo su GTA, no non è vero, siamo su Bully, mi stavo sbagliando veramente. Siamo davanti al municipio, attenzione, una missione. No, non ora. Ora devo lavorare, devo fare video. Guardando l'orologio del municipio possiamo notare che è bloccato, è sempre fermo sullo stesso orario. Un orario molto particolare. Intanto lì sopra vediamo il graffito che fa Jimmy nel corso della storia. Comunque l'orario è lo stesso di questo orologio, e questo orologio è presente nel film Ritorno al futuro, quindi è un chiarissimo riferimento appunto a questo film. È davvero carina come cosa, è un gran bel film Ritorno al futuro. Easter egg molto molto semplice e chiaro. Inoltre si può anche aggrappare all'auto utilizzando lo skateboard, proprio come il protagonista del film. Su tutte le targhe delle macchine di Bully si può vedere la targa BDR 529. Sempre la medesima targa, ovviamente nelle auto solo dei civili, non della polizia, non i taxi. Nelle auto dei civili c'è sempre questa scritta, ed è la stessa scritta dell'auto dei Blues Brothers, quindi un chiaro riferimento a loro due. La marca preferita dai fighetti del gioco è Aquaberry. Aquaberry sarebbe un riferimento a due marche inglesi, Aquascutum, Scatum and Burberry. Quindi semplicemente hanno preso l'inizio della prima marca e la fine della seconda marca, le hanno unite in un'unica parola e hanno fatto una nuova marca da mettere nel gioco. Inoltre guardate che strani manifesti dentro questo posto. Non penso che nei negozi metterebbero cose del genere, ma qui le mettono. E niente ragazzi, qui ci sono anche bei abiti, devo dire. Ed è il posto preferito appunto dalla banda dei fighetti. Infatti erano due marche molto di moda. Invece in questo barberozzo si può notare che c'è un barbiere non madrelingua. Infatti si sente proprio dall'accento. Questo barbiere è italiano, si chiama Giuseppe, e può capitare che entrando dica che lui è il migliore al mondo, ma lo dice proprio in italiano, Riproviamo, ci ho fatto tipo 7 tentativi prima di sentirlo dire. Io sono il migliore del mondo. Ecco, l'avete sentito, magari cercherò anche di metterlo ben evidenziato nel video. E niente, è una figata, perché se voi considerate anche nelle versioni straniere del gioco si sente proprio io sono il migliore del mondo. Quindi un easter egg in italiano, per una volta non ci hanno preso in giro, perché di solito ci prendono sempre in giro negli easter egg. Invece stavolta diciamo riferimento fiero. Cambiamo un po' taglio di capelli alla marinara, of course. Guardate, sono ricua, 2559 dollaroni, big money. Voi barboni, no soldi. Ma che fiero, un po' anzianotto Giuseppe, ti spacco la faccia, schifoso. Comunque, andando nella porta che si trova qua dietro, se vi ricordate questa è una porta che si apre nel corso della storia. I secchioni ci daranno il codice per aprirla. Il codice è THX 1138. Questo codice non è casuale, infatti è il titolo di un film che in Italia è stato chiamato L'uomo che fuggì dal futuro, del regista sempre di Guerre Stellari. Questo ha fatto prima di Guerre Stellari, quindi è un chiarissimo riferimento a lui, e visto che la banda è dei secchioni non c'è da sorprendersi che il riferimento sia proprio a lui. Un easter egg molto curioso e anche divertente. Poi qui dietro trovate pure lo sparapatate, si apre solo quel codice, quindi non si può fare niente. Ultimo easter egg della serata, forse il più interessante o forse no. questo lo dovete decidere voi. Si trova nel cimitero a nord della mappa. Andiamo col nostro bellissimo go-kart. Cerchiamo di entrare adesso dentro la struttura, però qui mi sembra chiuso. Buco nell'acqua. Allora andiamo avanti. Poi è bellissimo questo go-kart perché vai veramente veloce, cioè tu puoi fare tutta la mappa in tipo 5 minuti quasi. Entriamo dentro. Oddio, mi ha spaventato il reietto, eh. Certo che questo che sta di notte così nei cimiteri cammina normale. Da qui non si passa, quindi tocca fare il giro lungo. Ecco qua. Tutta la notte si può sentire un sermone, un prete che predica, che non so che faccia. E quindi è molto strano perché lo fa solo di notte, di giorno no. E di notte non si fanno le messe che mi risulti, tranne vabbè nelle festività particolari, però qui ogni giorno lo si può sentire. Dunque potrebbe essere una messa nera, visto che siamo in mezzo a un cimitero. Comunque ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto lascia un mi piace, commenta, e se non l'hai già fatto iscriviti. Ti ricordo di segnalarmi le cose che sai nei commenti. Ciao.